Il gioco che ha segnato la vostra infanzia. Caro dottor Game, per me non c'è scelta un po' difficile. Durante la mia infanzia mi sono divertito con tantissimi giochi grazie al mio Super Nintendo. Saghe famosissime come Donkey Kong, Castlevania, Super Mario. Ma se proprio dovessi scegliere un titolo di questa console che mi ha veramente cambiato durante la mia carriera videoludica, è un titolo che mi è stato regalato a 10 anni dai miei genitori. A quell'epoca avevo chiesto dei giochi nuovi per la mia console e si sforzarono parecchio per riuscire a trovarli, perché oramai nel 2000 erano un po' scarsi nei negozi. Ma arrivavano a casa con questo titolo, Terra Enigma. Non sapevo sinceramente che cosa aspettarmi, non l'avevo mai sentito, non era un gioco conosciutissimo e anche ora faccio veramente fatica a trovare chi lo conosce. Mi colpì subito la cartuccia, la storia e decisi immediatamente di provarlo. Fu il gioco che mi aprì il mondo degli RPG, anche se qui parliamo più di action. La trama è molto semplice, almeno inizialmente, con il nostro protagonista di nome Ark che inizierà questo viaggio per riportare in vita il nostro stesso pianeta, devastato da forze sconosciute. Durante la storia avremo anche la possibilità di incontrare moltissimi personaggi storici e i colpi di scena sono veramente tanti, soprattutto nell'ultima parte. Ricordo che ai tempi non andai molto avanti, mi bloccai facilmente perché, essendo il gioco in inglese e io a 10 anni non conoscendo benissimo la lingua come la conosco ora, ebbi parecchie difficoltà. Ma col tempo e con tanta perseveranza riuscii ad andare avanti. Mi colpì tutto di questo gioco. La grafica molto colorata, che ancora adesso mi piace moltissimo. Certe sequenze che a vederle ora sembrerebbero niente di che, e anche ai tempi ero abituato alla grafica della PlayStation, ma per qualche assurdo motivo rimasi davanti alla televisione incantato. E che dire di queste bellissime musiche? Questo titolo mi è rimasto in testa e impresso talmente tanto che ancora oggi continuo a consigliarlo a chiunque sia appassionato di questo genere. È un titolo che secondo me tutti a prescindere dovrebbero provare e dovrebbe essere riconosciuto e apprezzato molto di più. Purtroppo, quando titoli escono nel 1996 per una console che oramai è in punto di morte, non possono far altro che rimanere all'oscuro del mondo. Bene, questo è il mio titolo, il titolo che continuerò a portare nella memoria, nel cuore. Che dire, lascio a te il giudizio, caro dottore. Spero che questo piccolo video ti sia piaciuto e spero che tutti voi che lo vediate decidiate di dare una chance a questo titolo fantastico.